Stanotte, anzi stamattina alle 5, è stato approvato il famoso Recovery Fund, che è Conte, con molta modestia, è tornato a casa, ha detto una delle più grosse operazioni finanziarie da quando, da prima di Cristo, da quando esiste, dal sesterzio in poi è stata la prima. E quindi 209 miliardi all'Italia, di cui 81 a fondo perduto, e gli altri da restituire con interessi bassissimi entro il 2037, mi sembra. C'ho l'avvocato Angiolini che già sgrulla. No, non è che sgrullo, è che dobbiamo dire obiettivamente le cose come stanno. È ovvio che noi, maggioranza e opposizione di cui io faccio parte, abbiamo dovuto tifare per Conte, anche se a noi ci rimane assolutamente antipatico, perché lui rappresentava l'Italia e doveva fare gli interessi dell'Italia, quindi è ovvio che dovevamo, diciamo, moralmente, eticamente sostenerlo. Però in realtà questi soldi che sono stati presi, prima di tutto sono molti meno di quelli che ci avevamo promesso, in secondo luogo la stragrande maggioranza deve essere poi restituita, è vero con interessi bassissimi, ma va restituito il capitale e vanno restituiti anche gli interessi che hanno maturato. Quindi, e non solo, ma quello che è ridicolo, lo dica, è che verranno dati nella nel secondo semestre o terzo trimestre del 2021, il che vuol dire che da ora fino al 2021 l'Italia ha già fallito. Su questo, scusa, il terzo semestre del 21 mi piace, perché sarà un anno dei 18 mesi. No, sì, no, primo, secondo e terzo, sì, il terzo semestre, cioè praticamente dopo ottobre, novembre, alla fine dell'anno. Terzo semestre, quindi quest'altro anno ha 18 mesi. Fa meno sesso con tu soldini la notte. Allora, questa manovra poderosa, come mai c'ha tutti questi termini, Conti? Poderosa, sì, vuol dire che ci può comprare un, sì, potere. Sì, ma ti ricordi, Leo, anche quella bomba di soldi, sì, che dovevano arrivare, che poi ancora la maggior parte degli imprenditori ancora non ha visto assolutamente nulla, oppure il grande affare che hanno fatto con la Benetton, cioè praticamente il signor Benetton ci ha guadagnato un sacco di soldi, perché lo Stato è entrato, ha fatto diventare statale Autostrade e ha pagato praticamente Benetton per andarsene. Quindi io mi chiedo, questo grande intervento, questa grande soluzione del problema delle autostrade, con Ilva faranno la stessa cosa, statalizzano anche l'Ilva, così i contribuenti italiani dovranno assolutamente pagare di tasca loro tutti i debiti che sono stati lasciati da questi enti che sono diventati pubblici. Senza parlare naturalmente dell'Alitalia, l'unica raccomandazione che faccio a Conte, questi soldi non li manda tutti, siccome fino ad ora c'è qualcuno che non ha visto un cazzo, no, che non gli arrivino tutti insieme, perché c'è della gente che si potrebbe anche impaurire. No, io vorrei concludere dicendo che il Presidente del Consiglio Conte pensa che gli italiani siano stupidi e che non capiscono, cioè lui pensa che con le belle parole infiorettate in quel modo, la pochette, il ciuffettino, lui pensa, essendo un po' dandy, di infinocchiare gli italiani, ma gli italiani non sono stupidi, quindi prima o poi ci manderanno a votare e finalmente ci toglieranno di mezzo Conte, i grillini e il Partito Democratico. Bene, allora come si chiamano i paesi del nord? Li chiamano i paesi? Frugali. Frugali. Io li chiamerei paesi fregali, sì, perché ci hanno fregato tutti quelli, sì, coi quadrini, sì, dandogli le tasse, sì, basse. Potrebbe essere un'idea per Conte, meno poderosa delle sue, però potrebbe essere un'idea. Grazie Rossella. Prego. Ci si pensa quest'altro anno si campa 6 mesi, sì, in più. In più. Che culo.